Ecco, la mia ora è giunta. Allora, dopo Diego, difficilissimo per me parlare perché, come lo sapete, sono francese, il mio italiano è così così. E poi, ecco, vabbè. Allora facciamo ancora un Ave Maria nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi, avete visto il titolo di questo giorno? Che la Madonna certamente come regina dei profeti, certo che ci parla del futuro, anche se essere profeta non significa parlare del futuro, ma sentire la parola di Dio. E lei ci dà da quasi 40 anni, 38 anni, ci dà le parole di Dio. C'è l'estate. Come mai prima la Madonna ci ha parlato del futuro? Ci ha detto, cari figli, vi preparo ai nuovi tempi. E nessuno di noi può capire cosa sarà il nuovo tempo. Solo che lei, come l'ha detto Diego, lei ha detto precisamente, anche anni fa, un tempo di pace, dunque molto diverso di quello tempo nostro di oggi, è un tempo di primavera che il mio cuore aspetta con ansia. Dunque, partiamo di questa realtà. Arriva il tempo nuovo. Questo è sicuro. Arriva questo tempo nuovo. Arriva questa pace. Arriva questa primavera della Chiesa e di tutto il mondo. Questo è sicuro. Anche la profezia di Fatima la fa capire. Alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Questo trionfo è una sicurezza, arriverà. Allora la Madonna ha bisogno di noi. Tante volte ha detto, io senza di voi non posso aiutare il mondo. E allora ci dice, vi preparo ai nuovi tempi affinché siate saldi nella fede. Dunque l'unione, l'adesione a Gesù e perseveranti nella preghiera. Dunque non mollare nella preghiera che è il modo privilegiato per essere uniti con Dio. E questo è il nostro futuro per tutti. Affinché lo Spirito Santo possa agire attraverso di voi e rinnovare la faccia della terra. Questa faccia della terra siamo molto occupati adesso a distruggerla con dei mezzi come mai prima. E lui, lo Spirito Santo, si prepara a rinnovare la faccia della terra. Allora siamo strumenti per questo rinnovamento. Poi in luglio la Madonna, ecco, ci ha detto questo messaggio. Come mai prima nella profezia pura, così la Madonna, verranno le prove come se lei non vedesse che la prova siamo già dentro. Vedete come è difficile oggi? Tante prove nelle famiglie, nella chiesa, tanti sono nella paura, nell'angoscia, nella disperazione anche. Ecco, vediamo lo stato del mondo di oggi, le prove ci sono, e prove grave. E lei ci dice, verranno le prove. Cosa saranno queste prove? Non lo sappiamo, non mi ha telefonato per dire di che cosa si tratta, neanche i veggenti non l'hanno detto, però verranno le prove. E la Madonna, se ci dice questo, che è una parola fortissima, perché mai ci ha detto fino adesso, verranno le prove, mai. Vedete che adesso ogni mese si vede che va avanti
nelle parole più forti che mai. E mai dire che lei ripete le cose, perché una mamma certo ripete le cose per far capire al piccolo che cresce, però ogni tanto ci dà una cosa nuova che dobbiamo considerare con attenzione. Allora verranno le prove una bomba. Una bomba, non so se l'avete notato questa bomba. E poi ci dice un'altra bomba, non sarete forti. Ma come mai non saremo forti? Non saremo forti perché anche nella Chiesa tante persone hanno come scopo il benessere della terra. E Satana, come ha detto la Madonna, Satana vi devia, cari figli, con il modernismo, il materialismo, l'egoismo. Dunque, considerare il tempo della terra come il tempo definitivo. Facciamo tutto per la terra. Il lavoro, la famiglia, la salute, il cibo, costruire questo, il fare, per la terra, va bene, ma abbiamo dimenticato, l'ha detto lei, l'anima che abbiamo messo l'ultima. Conosco dei giovani oggi, in Francia, che hanno avuto, non lo so, l'occasione di sentire, non sapevano che avevano un'anima. Non sapevano, sono rimasti così, ma tu, io sono un'anima, cos'è questa cosa? La Francia è in difficoltà, pregate per la Francia. Ma è un segno. Allora abbiamo fatto tutto per la terra. Dunque siamo deviati. Dunque lei viene per che cosa la conversione? Ritornare, secondo il senso biblico, ritornare, dunque ritornare sulla via giusta. Non sarete forti, dunque è urgente per tutti noi di diventare forti, forti della fede, forti della preghiera, non con la nostra forza che non c'è comunque, ma con la forza di Dio, forti nella fede, forti nell'adesione con Gesù, forti l'adesione con la Madonna, per essere forti e prepararsi a una terza profezia che ci dà quel mese 25 luglio dell'anno 19, verranno le prove, no? il peccato regnerà, ma sappiamo tutto cosa è successo quando Hitler regnava sulla Germania e non sulla Germania, se c'era uno che voleva mettersi opposto a lui, campi di concentrazione, ammazzato, ucciso. Mio papà era 3 anni, campi di concentrazione, lo so di cosa si tratta. Lui aveva il potere assoluto sulla Germania. Il peccato regnerà. Cosa faremo noi quando il peccato regnerà? Fate voi stessi questa domanda. Cosa faremo quando il peccato regnerà? Perché l'ha detto lei, e mai ha parlato così. Cosa faremo? Allora, come diceva Diego, la Madonna è una persona di speranza, di gioia, una mamma che vuole portare la pace, la speranza, la visione del futuro, che sarà bello, tutto il futuro sarà bello, anche prima del cielo, il futuro dell'umanità sarà bello. Allora, cosa ci dice? Ma, dopo questa cosa di Satana, il peccato regna, ma se siete miei, vincerete. Ok, meno male. Se siete miei, vincerete. Perché il vostro rifugio sarà dove? Non ci dice una isola nel Pacifico, lontano, così sarete tranquilli, no. Dove sarà il nostro rifugio? Nel cuore, sì, di chi? No. Il vostro rifugio sarà il cuore del mio figlio Gesù. Certo, unito una sola cosa col cuore di Maria. Però non è per caso che ha detto sarà il cuore del mio figlio Gesù. Perché poco prima lei aveva detto, cari figli, l'Eucaristia è il cuore di mio figlio Gesù. L'Eucaristia è il cuore di mio figlio Gesù. Allora, se l'Eucaristia è il cuore,
significa per noi che vogliamo, per affrettare questa vittoria della Madonna, questo trionfo del suo cuore, vogliamo affrettarlo, e il modo numero uno cosa è? Fare una sola cosa con l'Eucaristia, con Gesù presente nel tuo corpo, sangue, anima e divinità in mezzo a noi. Oggi, sia nell'Italia, in Germania, in Inghilterra, in Francia, in Spagna, perché vedo questi paesi, i bar sono pieni, ristoranti pieni, centro di sport pieni, centro di commercio, come si dice, dove si compra tutte le cose, pienissimi, anche la domenica. Chiese vuote, del tabernacolo non c'è niente, non c'è nessuno per essere lì per adorare. Allora la Madonna da tanti anni ci ha preparato a questo mistero della messa, dell'adorazione, della Santa Eucaristia. Voglio dire una cosa su questa cosa, poi ritornerò sul futuro, perché questo è il nostro futuro. Se siete miei, vincerete, perché ecco il vostro rifugio. Dunque più vivremo l'Eucaristia, più saremo una cosa con Gesù Eucaristia, più affretteremo questo tempo della vittoria e diminuiremo il tempo di queste prove che non so cosa è. Perché ricordatevi, nel messaggio di Fatima, che era la più bella profezia dell'altro secolo, alla fine il mio cuore trionferà, e alla fine il mio cuore immacolato trionferà, e alla fine di che cosa? Lo sapete? Alla fine di che cosa? Non l'ha detto. Però la profezia contiene la risposta, perché se si tratta di un trionfo, cosa c'è prima di un trionfo? Una guerra. E questa guerra ci siamo. Ha cominciato la guerra, però è una grande speranza, perché se comincia questa guerra significa che il trionfo è vicino. Mi fermo adesso sull'Eucaristia. La Madonna l'ha detto: vi invito, cari figli, a essere innamorati del Santo Sacramento sull'altare. Dunque, innamorati di Gesù Eucaristia. Adorate mio figlio, dice lei, adoratelo a lungo, adoratelo col cuore. E la Madonna ci invita a creare in tutte le parrocchie una cappella d'adorazione perpetua. Perché? Vengo da Trieste, stamattina sono partita da Trieste, ieri sera ho fatto una piccola catechesi a Trieste. Trieste cosa c'era? Era il paese di tutta l'Italia dove c'era più numeri di suicidi, tutta l'Italia. Un amico nostro, padre Rusto, ha voluto fare una cappella di adorazione perpetua al centro di questa città. Aperto questa cappella ci vuole più o meno 300 persone per essere legati a questo. Ha cominciato questa cappella di adorazione. Dopo un anno, un solo anno, cosa è successo? Che il numero dei suicidi è caduto di metà. Metà! Perché? Perché quando Gesù è presente col suo corpo, sangue, anima e divinità nell'Eucaristia, lui è vivo e viene con tutta la sua vita, come piccolo bimbo a Betlemme, come ragazzino a Nazareth, anche in Egitto, come grande predicante, facendo delle guarigioni sulla croce, risuscitato, tutta la vita di Gesù è contenuto in questa piccola ostia, tutto è vivo. E io arrivo per adorare, e quel giorno sono dormito male, sono stanca, sono un po' distratta perché ho il figlio chissà cosa fa, perché il marito chissà cosa fa, ho la moglie chissà cosa, poi il lavoro non so, allora sono distratta, ho i pensieri, ecco. Ma se vengo con tutta la mia buona volontà per avere un'ora con Gesù, tutta la mia buona volontà che voglio condividere con lui, cosa succede?
che Gesù lui presente lì non è mai stanco, non è mai distratto, non è mai a fare delle inquietudini. No, lui è tutto lì per me e lui mi manda dalla sua presenza divina, mi manda dei raggi della sua presenza, dunque luce, gloria, amore, pace, gioia, misericordia. Lui mi manda questi raggi anche se sono addormentato. Mi manda questo. Ma la cosa bella è questi raggi non si fermano su di me. Vanno altrove, vanno indietro e toccano tutte le persone della città dove c'è questa cappella d'orazione. E così fa del bene. È conosciuto che quando si apre una cappella d'orazione perpetua, in poco tempo diminuiscono suicidi, crimini, satanismo, divorzi, droga e tutte queste cose che fa il maligno. È conosciuto, si può misurare. Vedete, allora l'adorazione più che mai dobbiamo decidere questo. Se tutti noi decidiamo di fare almeno un'ora di adorazione la settimana, e questo si può fare, perché quando si tratta del calcio non è un'ora ma tre ore almeno della settimana, calcio altre cose, dunque si può decidere questo per andare avanti. Il vostro rifugio sarà il cuore del mio figlio Gesù, e lui non vede l'ora di darsi stesso, di fare brillare questi raggi che abbiamo sete di questi raggi, e cerchiamo la felicità dove si perde, come dice la Madonna, cerchiamo la pace dove si perde. Allora la Santa Messa al centro, dunque Gesù Cristo al centro. Tante volte la Madonna anche, dunque durante un festival dei giovani, ha parlato ai giovani dicendo: cari giovani, vi invito a mettere il mio figlio Gesù al primo posto nella vostra vita, e allora avrete un cammino sicuro con lui. Ci dà la chiave della sicurezza. La sicurezza oggi nel mondo non c'è più. Vedete, quando prendete un'assicurazione per la vita, funziona quando siete morti, dunque cosa c'entra? Vabbè. Allora la vera sicurezza è in Gesù Cristo. Ma per mettere Gesù al centro ci vuole un lavoro, perché se siamo onesti con noi stessi vediamo che invece di Gesù al primo posto c'è una persona, o c'è il lavoro, o c'è la carriera, o c'è la sessualità, o c'è la moda, la casa, il denaro, la reputazione, i figli, la moglie, il marito, il futuro, ecco, un'attività. Facile cadere in questa cosa. E più mettiamo un'altra cosa al centro, meno siamo felici, perché c'è una piccola voce dentro di noi che ci dice, e si sa, che questo non durerà, ma solo Gesù dura, e dunque con Gesù abbiamo questa sicurezza. La Santa Messa, tante persone non sanno che durante l'offertorio ognuno di noi può portare sull'altare, attraverso questa goccia di acqua che il sacerdote mette nel calice di vino, questa goccia d'acqua rappresenta che cosa? La nostra offerta, l'offerta della mia persona, come sono adesso, l'offerta della mia sofferenza, delle mie prove, delle mie cadute, delle mie angosce, delle mie malattie, del mio lavoro, delle malattie della mia famiglia. Posso mettere tutto nel sangue di Gesù, prima del vino e poi che diventa sangue. E cosa fa Gesù sull'altare? Tramite il sacerdote, quando prende il calice di vino, la parola di Gesù che attraversa il sacerdote: questo è il mio sangue. In un tratto, tutto quello che c'è nel calice di vino, dunque anche la mia goccia d'acqua, diventa divina. E dunque
Gesù trasforma tutto ciò che ho messo dentro in una cosa divina, la sua cosa, il suo sangue. E cosa significa che la mia sofferenza diventa divina? Porta frutto. Prima era una catastrofe la mia mancanza di salute, un lutto, una catastrofe, umanamente una catastrofe. Però se metto questa goccia nel vino che diventa sangue di Gesù, questa mia sofferenza diventa divina e sta per essere offerta al Padre, che vede nel sacrificio del suo figlio il mio sacrificio, la mia offerta. Il Padre è talmente commosso di vedere questa unità tra l'umanità e il suo figlio, lascia cadere sul mondo, manda sul mondo mai dei fiumi di benedizione, di pace, di amore, di misericordia, di perdono, di luce e di gloria. È così che la Madonna ci dice nel 2017, cari figli, sappiate che le vostre sofferenze sono per diventare gloria. E questo non si capiva, ma con la messa solo si capisce. Le nostre sofferenze diverranno gloria. E va anche a dire, questo dico per tutti coloro che dicono la Madonna ripete le cose, ha detto una cosa per la prima volta, ha detto: quando soffrite, cari figli, quando patite, il cielo entra in voi. L'ha detto lei, mai detto prima. Quando soffrite, il cielo entra in voi. Se offriamo la sofferenza, se la lasciamo essere trasformata, divinizzata durante la messa. E la messa è il momento quando le nostre cose umane, terrene, diventano divine, con Gesù, in Gesù, per Gesù, per il Padre. E questa è la bellezza della nostra fede. Allora vedete, se troviamo il nostro rifugio nel cuore di Gesù, dunque nell'Eucaristia, siamo sulla via di affrettare il trionfo della Madonna, perché quelli che appartengono a lei, l'ha detto, vincerete. E la Madonna sta radunendo coloro che con la consapevolezza che arriva il trionfo, tutti coloro che vogliono dare una mano alla Madonna. E sono sicura che tutti voi volete dare una mano. Alzate la mano chi vuole dare una mano. Sì, certo, tutti noi. Infatti, ma la Madonna ci ha fatto questa profezia, dunque siamo sicuri che arriva questo trionfo. Però questo trionfo, come l'ha detto Maria Pavlovich nel 2018, quando era nella cattedrale di Vienna, ha parlato in italiano, l'ha detto chiaramente, che il trionfo del cuore della Madonna ha già cominciato. E poi ha fatto una precisione privatamente dicendo che questo trionfo è già cominciato nei cuori di qualche persona individualmente. Speriamo che tutti noi portiamo questo trionfo. E lei una volta ci ha ringraziato dicendo: vi ringrazio, cari figli, perché vedo che tanti di voi avete preso in cuore il mio trionfo e portate il mio trionfo del mio cuore immacolato nel vostro cuore. Qualche persona, speriamo tante persone, già sono nel trionfo. E la Madonna vuole più di persone. Come dice lei, pregate, cari figli, affinché io posso radunare per me tante più anime, perché Satana vuole rubare anche lui il numero più grande di anime per lui. Dunque siamo nella battaglia. E se vi ricordate bene, quando Giovanni Paolo II ha voluto proteggere la famiglia, vedendo che la famiglia si distrugge, ha creato questo istituto per la famiglia a Roma e ha chiesto al cardinale Caffara
di Bologna di creare questo istituto. E lui, cardinale, davanti a questo compito seriosissimo, ha voluto scrivere alla veggente Lucia di Fatima l'aiuto della preghiera del suo convento di Carmelo a Coimbra. E lei ha risposto, non solo per dire sì, preghiamo per questo, ha dato una luce, diciamo, che teneva dalla Madonna, perché sappiamo che Lucia nel convento continuava a vedere la Madonna. Ecco. Dunque ha scritto una cosa, che l'ultima battaglia del regno di Satana contro Dio sarà sulla famiglia e il matrimonio. Siamo dentro, siamo proprio in mezzo di questa cosa, e non solo la Chiesa, ma l'umanità è in agonia. Ma la Chiesa è in agonia. Ma la Chiesa cos'è? L'ha detto la Madonna, la Chiesa è mio figlio. La Chiesa è mio figlio. Quando vediamo il percorso della Chiesa, siccome la Chiesa è mio figlio, ma anche la sposa di Gesù, se vediamo il percorso del figlio, dunque la sposa segue l'agnello. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. La Chiesa configurata al suo sposo divino, dunque a Gesù. Cosa ha vissuto Gesù? Chiaro, lo sappiamo dal Vangelo, 30 anni di vita nascosta, vabbè. 3 anni di grande evangelizzazione, missione. Quell'uomo faceva delle cose incredibili, camminava sulle acque, scacciava i demoni, guariva tutte le malattie, poteva calmare la tempesta. Tante belle cose ha fatto. E l'hanno seguito gli apostoli con entusiasmo, perché seguire un tale uomo vale la pena, no? Anche lasciare i reti dietro, perché è troppo bello questo uomo, no? Potente. 3 anni così, finché arriva il momento dell'agonia a Getsemania. E lui si lascia arrestare come un bambino senza difesa. Ma cosa succede? Di solito scappava, di solito una parola che tutti erano così, ma come oggi si lascia arrestare come con debolezza, come un bambino che non c'ha difesa, portato alla tortura, crocifisso e finalmente morto sulla croce. Vedete, quello che diceva io sono la vita, morto, ben morto, anche sepolto. Cosa questa storia? Potete immaginare la disperazione degli apostoli, tutti coloro che hanno seguito Gesù. Cosa è questa storia? Morto. C'era una donna in piedi che sperava, che credeva, che pregava, che amava, piangeva certo, però era totalmente, diciamo, propulsa sul futuro, la risurrezione, perché ci credeva lei. Era in piedi, nella grande sofferenza, una grande speranza e una grande gioia, perché ha detto anche al piede della croce: ho vissuto la più grande dolore della mia vita, ma anche la mia più grande gioia della mia vita. Come mai? Perché vedeva che oggi sulla croce il figlio realizzava la salvezza del mondo per quale era venuto, e stava compiendo, si dice così, compiendo la sua missione perfettamente con la sua morte sulla croce per vincere la nostra morte. E lei sapeva questa cosa, e dunque nel suo dolore immenso si rallegrava che il figlio stava vincendo tutto il male del mondo, l'inferno, Satana, la morte, il peccato, il buio, le tenebre, tutto vinto grazie a questa morte sulla croce. E lei ci la rallegrava, era fiera del figlio perché poteva veramente compiere la volontà del Padre, la nostra salvezza, per quale era venuto. Bellissimo. Dunque questa donna in piedi soffriva, ma sperava.
Se la Chiesa è il figlio, se la Chiesa è la sposa che segue l'agnello, vedete che ci dà molto speranza, perché quando Gesù era nell'agonia, come siamo noi adesso, nell'agonia, era 3 giorni prima della vittoria della risurrezione. 3 giorni sono corti. E se siamo oggi nell'agonia, significa che siamo vicini al trionfo. E lo dice chiaramente Witzka. Witzka dice, siamo vicini, no, dice, il trionfo del cuore immacolato di Maria è vicinissimo. Lo ripeto, il trionfo del cuore immacolato di Maria è vicinissimo. Penso che prima di questo, diciamo, questo trionfo più generale, non solo individualmente così, c'è questa guerra e l'abbiamo cominciato questa guerra, non è finito, non so quanto durerà questa guerra e le prove, ma una cosa che so è che tutti noi possiamo prendere la nostra parte nell'affrettimento, come si dice? E sto creando una nuova parola italiana, penso. Affrettarsi. Cosa? Ah sì, nell'affrettarsi del trionfo, dunque quando il maligno sarà vinto. C'è una... Mi piace tanto, tanto, tanto questo messaggio, vi preparo per i nuovi tempi, perché sta preparando, la Madonna ci sta preparando i nuovi tempi. Abbiamo un esempio bellissimo e chiarissimo di questo tempo nuovo, quando lei ha celebrato 2000 anni, il suo compleanno in agosto, 5 d'agosto 84, diciamo, l'ha detto ai veggenti che l'Altissimo gli ha permesso di benedire quel giorno il mondo con la sua benedizione solenne. E quando è arrivato questo giorno, una cosa straordinaria. Prima di tutto aveva prevenuto i veggenti che quel giorno Satana sarà legato e non potrà agire. Dunque abbiamo l'esempio in tutta la storia della Chiesa, un giorno, 24 ore, quando Satana non c'era più, era legato, in onore dei 2000 anni della Madonna. Cosa è successo quel giorno? Vi ricordate? No, vabbè. Cosa è successo? Conosco tante persone, non tante, un po' di persone che erano lì. Straordinario. C'erano 70 preti presenti a Medjugorje, una grande folla come tutta estate di Medjugorje. Cosa è successo? Che tutti si sono messi in fila per la confessione. Tutti in fila per la confessione. File per la confessione. E tutti piangevano di gioia per il perdono di Dio e anche la tristezza dello Spirito Santo di aver offeso Dio col loro peccato. Tutti. Ma la cosa bella è che anche i sacerdoti piangevano, vedendo la grazia che cadeva come tangibilmente, hanno detto, si poteva toccare la pace e la misericordia di Dio, si poteva toccare quel giorno, piangevano emozionati ma sconvolti di questa grazia che cadeva dal cielo su tutti i preti e anche le persone venuti sulla costa adriatica per prendere il sole, le vacanze, le ferie, tutto quanto riposo, sono stati attratti a Medjugorje senza sapere dove era, ma sono arrivati comunque. E prima cosa che hanno fatto, mettersi in fila, e tramite queste persone, non erano tutti angeli, se vedete cosa voglio dire, la vita senza Dio, senza, vabbè, tutti trasformati. Allora la sera, cosa ha fatto la Madonna? Quando è apparsa durante l'apparizione normale della sera, ha detto, cari figli, non ho mai pianto di dolore come oggi piango di gioia. Che bello! Perché lei vedeva ancora, in onore di questo compleanno, vedeva cosa significa quando Satana sarà vinto
che l'umanità finalmente potrà girarsi e venire, ritrovare il cammino di Dio nella misericordia, perché la cosa la più ovvia di quello giorno era fiumi e fiumi di misericordia che cadevano sulle persone, perché è Satana che ci impedisce andare verso il sacerdote per confessarsi. C'ha tanti motivi per fermarci e non andare a confessarsi. Non ho tempo, ma questo sacerdote è più peccatore di me, poi non c'è, poi non è l'orario bene, poi finalmente questo peccato tutti lo fanno, dunque perché non me, e tutti questi motivi malvagi che ci suggerisce Satana per non pentirsi, per non lasciare il peccato e per non prendere il sangue di Gesù, per essere puliti nell'anima e andare avanti con Gesù, mano in mano con la Madonna. Allora, se dico, sì, non ho finito quello successo quel giorno, dunque la Madonna è apparsa, piangeva di gioia. Poi i veggenti hanno detto che queste lacrime, dunque d'acqua, lacrime normali, della Madonna si sono trasformate in lacrime di sangue. E poi queste lacrime di sangue si sono trasformate in lacrime di oro. Vedete un po', misteri gaudiosi, misteri dolorosi, misteri gloriosi. Per arrivare ai misteri gloriosi si deve passare dalla gioia al dolore, finalmente la resurrezione. Se siete miei, se siete miei, c'è questo se dove dobbiamo fermarci un po'. Se siete miei, come l'ha detto Diego, da poco la Madonna ha dato questo messaggio che lei vuole radunare tutti i suoi figli sotto il suo manto materno. Ma questo messaggio l'aveva detto tanti anni fa e aveva aggiunto: vi voglio tutti i miei figli come madre, radunare tutti i miei figli sotto il mio manto materno affinché possiate essere protetti di tutte le attacche sataniche. E chi non vorrebbe essere sotto questo manto materno della Madonna per essere non solo contro il suo cuore immacolato, che va bene essere lì, ma anche protetti da tutte le attacche sataniche che ci rende la vita impossibile oggi. Cos'è questo manto materno? Questo manto materno l'ha ricevuto lei il giorno dell'Annunciazione, quando l'angelo ha detto chiaramente: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà della sua ombra. La Madonna è coperta dell'Altissimo. Questo è il manto materno della Madonna da quel giorno. Ma questo manto è fatto di Dio stesso. Perciò che Satana non ha mai potuto penetrare tramite questo manto materno con le sue flecce velenate, perché era Dio stesso questo manto materno, la potenza dell'Altissimo. Dunque tutti coloro che sono dentro sono protetti con la Madonna, ma possiamo essere fuori questo manto. E come essere dentro? Semplicissimo da capire: vivendo i suoi messaggi, dunque vivendo il Vangelo, che lei ripete con una voce di madre da 38 anni e di più. E noi, il problema con noi è che a causa della vita moderna, una vita un po' egoista, la vita ognuno cerca la sua via così, allora prendiamo un messaggio, quello mi va bene, quello mi piace questo messaggio, leggere la parola di Dio, io amo la parola di Dio, lo faccio ogni giorno, va bene, ma non chiedermi mamma di digiunare, per favore, non ce la faccio io, perché sono troppo attaccato al cibo e non ce la faccio, ma prendo la Bibbia e poi mi piace l'Eucaristia, ma non chiedermi di andare a confessarmi così ogni mese, perché sai, non mi piace questo.
Allora, peschiamo uno e lasciamo l'altro, qualsiasi. Non funziona. Per essere sotto questo manto materno non possiamo dire mamma, quello non lo faccio, perché non credo che mi farà, perché non ce la faccio. Come se la Madonna volesse chiedere una cosa impossibile. Oh, nessuna mamma farebbe questo. Se la Madonna ci chiede il rosario quotidiano, la preghiera col cuore, l'adorazione, la Santa Messa al centro della nostra vita, poi ci chiede la lettura della Santa Scrittura ogni giorno, ci chiede la confessione mensile, l'ho detto, ci chiede il digiuno, lei sa perché. Vedete, potrei dare un esempio, questa famiglia dell'Irlanda che è venuta a Medjugorje, un grande dramma della famiglia, c'è una bella guerra nella famiglia perché il figlio aveva perso la fede, come dottore aveva cominciato a bere nell'università e poi giocava. Dunque la sua salute non andava bene, aveva perso tutti i clienti e il denaro andava via perché giocava, e dunque una catastrofe. Sono venuti a Medjugorje per fare delle preghiere. E quando mi hanno chiesto di pregare ho detto sì, ma vedo che c'è una guerra da voi, una bella guerra in mezzo della vostra famiglia. Allora, sapete cosa ha detto la Madonna per fermare una guerra? Sì, e mi hanno detto il messaggio, solo con la preghiera e il digiuno si possono fermare le guerre. Ho detto, ah, sapete bene il messaggio, allora penso che voi pregate e digiunate per Patrick. No, preghiamo ma non digiuniamo. Ma perché? Siamo attaccati al cibo. Ho detto, ma voi amate questo Patrick? Volete salvarlo? Sì, come no, vogliamo salvarlo. Come mai la Madonna vi ha detto cosa fare e non l'ho fatto? Adesso tornate a casa e fate ciò che dice la Madonna per fermare una guerra, per fermare la vostra guerra della vostra famiglia. Ha detto la formula. Siete pronti? Digiunare anche per pregare? Silenzio, poi ha detto sì, Suor Emanuel, va bene, torniamo a casa e cominciamo il digiuno come la Madonna l'ha chiesto. Una parentesi, che i malati non c'è da digiunare, lo sapete bene, erano tutti e tre in buona salute. Cominciano a pregare e digiunare. È stato molto veloce il frutto, perché dopo poche settimane, all'improvviso questo padre che non sapeva niente di Medjugorje, della preghiera, aveva perso la fede, era lontano. Un bel giorno dice, basta l'alcol, mi fermo qui, all'improvviso. E poi dopo qualche mese aveva coperto tutti i debiti del gioco, perché loro amavano questo Patrick e sono stati pronti a salvarlo con la loro decisione di semplicemente fare quello che dice la Madonna, che ci indica il cammino per fermare la guerra. Vedete, tanti di noi abbiamo una guerra nella famiglia, o nel gruppo di preghiera, o nella parrocchia, o nell'ufficio, nel lavoro. Le guerre sono, non dico dappertutto, ma in tanti posti. Abbiamo la Madonna che ci parla chiaramente come si ferma la guerra, come mai non lo facciamo? Allora, un'altra cosa, dov'è Riccardo? Quanto tempo mi rimane? Cosa? Ho già finito? Ah, a 20 minuti. Allora, una cosa bella. Ho conosciuto in Francia una grande mistica francese, Marta Robin, morta nell'81 prima dell'apparizione, è una grande stigmatizzata durante 50 anni, ha visto ogni settimana la passione di Gesù, era profeta, vedeva le anime, e lei vedeva tutti i sacerdoti del mondo come mistica, vedeva, piangeva giorno e notte e pregava. Comunque lei era molto unita con Gesù, e lei era profeta e diceva parecchie cose sulla Chiesa e dunque sul nostro futuro. Lei diceva
alla sua epoca, dunque negli anni 70, 80, anche 60, diceva: andiamo verso l'agonia, adesso ci siamo, ok? Andiamo verso l'agonia, dunque l'aveva previsto lei. E come l'ho detto, l'agonia 3 giorni prima della resurrezione. E lei diceva una cosa bellissima, che Dio prepara una nuova Pentecoste d'amore. Ah, come donna, lo Spirito Santo rinnoverà la faccia della terra. Diceva, arriverà un momento nella Chiesa quando sembrerà che non c'è più niente. Più niente, come al momento del sepolcro, niente. La solitudine, il silenzio, Gesù morto, finita questa storia, niente. A parte mente, c'era Madonna. Allora, sembrerà che non ci sarà più niente, tranne piccoli focolari di fervore, l'ha detto lei, tranne piccoli focolari di fervore. Cosa significa? Gruppetti di preghiera. Questo è il futuro della Chiesa. Anche l'ha visto Ratzinger. Ratzinger, quando era ancora professore di teologia in Germania, ha avuto una visione della Chiesa del futuro, negli anni 60. L'ho pubblicato nel libro sulla la pace avrà l'ultima parola, le sue parole, incredibile, perché ha visto come Marta Roma non la conosceva. Altri mistici l'hanno visto così. La Chiesa sarà povera, umile, nascosta, perseguitata, avranno tolto tante ricchezze, non ci avrà più nessun potere, però l'autorità di Gesù e la potenza dello Spirito Santo. Ecco il futuro della Chiesa. E la Madonna l'ha detto chiaramente, cari figli, vi invito a creare dei piccoli gruppi di preghiera, perché vedo che i gruppi di preghiera sono forti. Ah, ci hanno detto non sarete forti, adesso dice i gruppi di preghiera sono forti, perché vedo che lo Spirito Santo lavora nel mondo tramite i gruppi di preghiera, e quelli che appartengono ai gruppi di preghiera sono aperti alla volontà di Dio. Allora lei ci invita a fare questo, ma è sintomatico vedere cosa ha detto, perché lei, quando dice i gruppi di preghiera sono forti, avete notato che mai la Madonna ha detto il Vaticano è forte, le parrocchie sono forti, le diocesi sono forti, le famiglie sono forti? No, i gruppi di preghiera. È sintomatico perché ci dà, lei ha puntato la cosa su quale lei conta per il trionfo della Chiesa. In qualche paese hanno già rubato tante chiese, tanti posti di preghiera, hanno distrutto tanti locali di preghiera, di liturgia, tanti. Adesso in Cina il nuovo governo distrugge tutto. E la Cina è grande, più grande dell'Italia o la Francia, no? Dunque comincia così, vabbè. Allora, quando non ci sarà più apparentemente niente, quelli nascosti, le donne vivono già il trionfo del cuore immacolato nel loro cuore, nella loro vita, nel mondo nascosto, questo farà il trionfo grande di tutta la Chiesa. E siamo noi invitati oggi a appartenire alla Madonna, e quella donna che al momento del buio era in piedi con la speranza, con la fede, la speranza e anche la gioia della vittoria di Gesù. Perché la gioia non è in contraddizione col dolore, una gioia supernaturale che la vostra via crucis sia, cari figli, la via della gioia, come ha fatto lei. Allora vi invito, cari amici, a creare prima di tutto nelle vostre famiglie la preghiera familiare ogni giorno, come l'ha detto, il primo gruppo di preghiera è la vostra famiglia. E se siete da soli, da voi a pregare, cominciate da solo, prendete un bel tempo ogni giorno di preghiera a casa, e poi la vostra preghiera
salirà così verso il cielo e Dio stesso ci penserà lui a benedire gli altri e a tirare gli altri al suo cuore divino. Dunque vi invito alla preghiera in famiglia e vi invito a, la Madonna invita a fare dei gruppi di preghiera. Con la Bibbia in mano, ma la Madonna ha creato lei stessa un gruppo di preghiera a Medjugorje. È bellissimo vedere cosa ha detto a questi giovani per il gruppo di preghiera. Una decisione forte di voler camminare sul cammino della santità. È una decisione da fare, mano in mano con la Madonna, perché lei, con le sue parole, con i suoi messaggi, ci fa arrivare le parole di Dio sulla terra in un mondo che tramite le media, tramite la pubblicità, tramite l'ambiente ci fa delle menzogne ogni giorno age continuo, non so come si dice in italiano, continua, e noi siamo in pericolo se non siamo con lei. Se siete miei, questa è la condizione, se siete miei, lo ripeto, se siete miei vincerete. Allora sono sicura che tutti voi volete essere suoi, ma c'è un po' di lavoro da fare. Mettere Gesù al primo posto, come lei ha fatto, spostare chiunque è oggi in questo posto numero uno, o questa attività numero uno, mettere Gesù in al centro. E voglio finire la mia catechesi, qualsiasi, con un esempio che mi ha colpito molto. Ecco, vedete, c'era una studente in America, un ragazzo giovane che amava molto Gesù, aveva veramente deciso di fare per la sua vita, compiere il piano di Dio per la sua vita, e amava molto, pregava molto, era come una luce nell'università. E una volta è stato innamorato di una ragazza, e dunque lei anche di lui, e dunque hanno fatto piani di matrimonio per il futuro e andava tutto bene, ma un giorno ha ricevuto una chiamata al sacerdozio durante il fidanzamento. Era un po' confuso all'inizio e ha detto: ma signore, ma cosa vuoi di me? Matrimonio o sacerdozio? Allora, signore, facciamo così, vado a pregare in monastero un po' di ben di tempo e lì pregherò molto forte affinché la tua luce sul mio futuro sia chiaro. Pregherò per cercare cosa è la tua volontà su di me. Ma signore, ti chiedo una cosa, una, sii chiaro. Dammi un segno chiarissimo della tua volontà, che non sia un sentimento, un'emozione, un pensiero, una parola che sento lì o là, no, un segno chiarissimo della tua volontà, sacerdozio o matrimonio. Poi lui va a vedere la sua fidanzata per dire le cose e dice: sai cara, che forse ho ricevuto una chiamata al sacerdozio e devo essere un po' chiaro se per trovare la volontà di Dio, perché tu e io siamo chiamati, certo, a realizzare la volontà di Dio nella nostra famiglia, e questa è la via della felicità e dobbiamo veramente andare in questa direzione, cerchiamo insieme la volontà di Dio. Io vado in monastero per pregare, ma anche tu dalla tua parte sii pronta a pregare che questa cosa sia. E lei dice: ma cosa mi stai dicendo? Ma lascia stare la volontà di Dio. Ma cosa c'entra la volontà di Dio nella sua storia? No, questo è ridicolo. Siamo fidanzati, siamo per sposarsi, tutto bene, tutto chiaro. Cosa vai a cercare la volontà di Dio? Lascia stare questa cosa. Silenzio. E lui mormora: Signore, ti ringrazio per il segno chiaro che mi hai dato. Più chiaro non poteva, perché sposarsi con una donna che dice lascia stare la volontà di Dio era andare dritto nel muro per fracasso, non so se dice così, per un bel fracasso, e fare dei bambini dei
sfortunati, ecco. Vedete, ma era difficile perché lui amava questa donna, dunque un bel sacrificio. Però niente da fare, prima di tutto Gesù e l'altro dopo. Vedete, questo è una persona che abita nel manto materno della Madonna. Questa è una persona che adora Gesù. Questa è una persona che mette Gesù al primo posto. Ma vedete che quel sacrificio che ha fatto li ha salvato. Li ha salvato. Adesso fa, non so, 13-14 anni che è sacerdote, felice nel California. E l'ha salvato perché ha fatto la giusta direzione e risparmiato una vita disastrosa, diciamo, ecco. Vedete, dunque è un sacrificio. Seguire Gesù, prendere la mano della Madonna, costa un po', ma costa molto di meno che seguire con mano in mano col mondo che ci bombarda con le sue menzogne, le sue inviti falsi, fare brillare delle false luci e cadiamo nelle trappole. E il risultato di questo, vedete, tante persone in depressione, suicidio, tristezza, aggressività, solitudine. Non mi fermo qui sulla lista. Come mai siamo? Andate in Oriente, andate in India, sono poverissimi. Cosa c'hanno? La gioia, l'umiltà, la gioia. Sono andate ancora in settembre, è impressionante. Torno qui in Europa, vedo delle persone triste, depresse, perché abbiamo perso il senso della vita, la vita di Dio. Carissimi, allora ho finito il mio tempo, Diego? Non Diego, parlo di Riccardo. Tranquilla, mi fa un po' imprudente. Carissimi, la Madonna è tutto amore. E la vittoria della Madonna, certo c'è l'immagine biblica che lei scaccia la testa del serpente, ma come fa per scacciare la testa del serpente? Cosa ci salva? L'amore, la dolcezza, l'umiltà. E cosa fa Satana quando vede la Madonna? Lei che è tutto amore, non c'è niente odio in lei, non c'è niente rifiuto. Scaccia la testa del serpente perché lui, Satana, quando la vede è bruciato di vedere l'amore che ha perso e fa un tale sofferenza che fugge, se ne va, scappa. Questa mistica Martha Robin ogni giovedì sera cominciava l'agonia e faceva tutta la passione ogni settimana. Prima del suo sì, perché come Gesù ha dovuto dire sì al Padre al momento dell'agonia, anche lei ogni settimana doveva dire del sì. Satana veniva, gridava, perché quando sei una mistica, grazie a Dio che non ci sono, quando sei una mistica c'ha da fare con Satana, perché lui vuole distruggere tutto. Veniva Satana, gridava, e veniva Gesù per chiedere: questa settimana ancora vuoi vivere la mia passione? La risposta era sempre no, Gesù, non ce la faccio, perché aveva il ricordo di tutte le altre cose. Beh, non Gesù andava via, era no. Arriva la Madonna. Solo la sua presenza, subito Marta dice sì, lo voglio vivere. E ha detto una cosa, non so come si dice in italiano, quando Satana la vedeva, il degringolava, non so parlare italiano, comunque, vedendo la Madonna, lui finito, modo sì, degringolava, come si dice. Tutte queste sono vere, ecco. Carissimi, un minuto di silenzio, va bene, me la apri, va bene. Un minuto di silenzio. E siccome siamo tutti chiamati
a essere una cosa, come l'ha detto la Madonna, cerco delle persone, no, cerco delle anime che vogliono essere una sola cosa con la mia anima. Cerco queste persone. Quelli che si sentono, diciamo, dire sì alla Madonna. Prendiamo adesso un minuto di silenzio affinché nel nostro cuore possiamo pronunciare questo sì, ricordando i messaggi di Diego, anche quelli che ho detto adesso. Ricordate una cosa che forse vi ha colpito e con l'aiuto dello Spirito Santo decidetevi a cambiare una cosa concreta nella vostra vita, per essere veramente la buona volontà di mettervi sotto il manto materno della Madonna affinché lei possa dire: non siete venuto oggi per niente. Cambiate una cosa nel fondo del vostro cuore e dite questo sì alla Madonna: voglio essere sotto il tuo manto materno, voglio essere tuoi per vincere con te, fare parte del, tuo esercito per vincere con te il maligno che fa troppo male oggi e affrettare il tuo trionfo. Voglio essere parte di questa questo bellissimo esercito perché non voglio lasciare perdere questa occasione che mi dai oggi. Un minuto di silenzio. La Madonna è contenta perché lei vuole offrire al suo figlio Gesù, ognuno di noi, come in fiori, fare un bel bel buchetto di fiori per offrire al suo figlio. Ognuno dei vostri sì fa un'altra fiore. Dunque vedete questo grande buchetto di fiori bellissime, tutti diversi, che lei potrà oggi e poi adesso, può adesso offrire al suo figlio Gesù. Rallegriamoci di questa offerta che lei può adesso fare al suo figlio Gesù. Ave Maria.